Music Me, quartiere identità di Milano, questa volta dedicato alla danza. Questo progetto parte da lontano, è stato permesso questo step da Unipol, Urban Up, che ci ha appoggiato davvero in maniera amorevole. Le periferie del resto esprimono un potenziale enorme, perché è proprio dove ci sono i contrasti, dove ci sono delle situazioni di disagio, le energie moltiplicano, perché il vero, come dire, cuore pulsante della città sta lì. Ci sono da sempre due città a Milano, una città luminosa, luccicante, molto bella, oggi effervescente, e poi ce n'è un'altra, una città più in ombra, una città più nascosta. Ecco, di queste due città bisognerebbe farne una sola. Milano deve restituire alle sue periferie la sensazione di essere allo stesso livello del cuore della città, e il cuore della città si trova proprio qui. Qui c'è quell'anima vera ancora, che ricorda una Milano, che è una Milano che non deve sparire. Io credo che il tema dell'inclusione sia un tema centrale, e l'urbanistica non è, diciamo, estranea a questo tema, cioè può creare esclusione l'urbanistica. Quindi oggi dei quartieri che sono nati come quartieri, diciamo, come segregazioni, devono trasformarsi e devono, diciamo, diventare molto più inclusivi. È fondamentale per avere una rigenerazione immobiliare corretta accendere un riflettore su questi siti che saranno oggetto di importanti trasformazioni. Il tutto è inserito naturalmente nella politica di Urban Up, delle mitigazioni dei rischi ESG. Raccontare i quartieri vuol dire anche far emergere questa capacità, spesso molto autonoma, perché sono ragazzi che si sono costruiti da soli il loro presente, di trovare nella forma culturale che più gli è propria una modalità anche di lettura del loro quartiere e della loro periferia. Insomma, penso che oggi si sia iniziato un percorso che durerà molto in futuro.